Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Primo video di questo nuovo incredibile 2024 che siamo sicuri porterà un sacco di gioia, divertimento e soprattutto contenuti mai visti su questo canale. La domanda sorge spontanea. Perché stiamo parlando di valigie? Red, voglio vedere un lanciapuffi, voglio vedere qualcosa di eclatante, qualcosa che mi faccia tintillare. Parti del corpo che non nominerò, lo so. C'è però una cosa che molti di voi trascurano e che purtroppo è essenziale per poter comprendere al meglio questo mondo incredibile in cui noi ci stiamo muovendo. Ovvero che ogni volta che acquistiamo una replica abbiamo necessità di trasportarla con sicurezza. Perché ovviamente costando tanti soldi vanno protette nella maniera opportuna e per proteggere nella maniera opportuna bisogna conoscere i vari tipi di valigie. In questo caso oggi parleremo delle rigide, ma ci sono anche valigie morbide, ci sono valigie di 200.000 tipi ed è opportuno che voi conosciate cosa c'è là fuori per poterla scegliere in funzione delle vostre necessità. Tra l'altro è uno di quegli acquisti che fate una volta e siete contenti a vita e che tra l'altro parte extra del video vi può tornare molto utile anche più avanti perché non sono poi solamente limitate al software. Ho fatto già una premessa abbastanza lunga, quindi bando alle ciance, sigla che poi partiamo. Se avete paura che tutto questo sia una simulazione, vi invito a cliccare il link in descrizione che vi porta direttamente da Monopoly Software Shop, il negozio in cui siamo in questo momento che vi offre attrezzatura da software, outdoor, survivors, a ottimi prezzi, quindi trovate tutto linkato in descrizione, come troverete ovviamente linkato in descrizione anche tutte queste incredibili valigie che ovviamente vendiamo tramite il nostro sito online o in negozio fisico. Siamo a Reggio Emilia, veniteci a trovare. Valigie rigide, perché? Perché semplicemente potete metterci all'interno quello che volete, e dopo vi spiego perché, non solo repliche da software, e tenere suddette repliche da software protette. Questo viene particolarmente comodo quando, per esempio, andate a giocare a software e siete in macchina con qualcuno e dovete caricare tante cose in macchina. Siete sicuri che mettendo anche la vostra valigia col fucile sul fondo, tutto quello che gli sta sopra non vada a rovinare minimamente quello che c'è all'interno di suddetta valigia rigida. Sì, dire valigia rigida o valigie rigide mi provoca piacere. Capito ciò, andiamo a vedere quali sono i vari modelli di cui parleremo oggi. Facciamo una bella carrellatona, così ce li leviamo tutti dalle scatole, vi dico brevemente che cosa sono e poi dopo ci andiamo a concentrare sui modelli che io ritengo più interessanti. Partiamo con la dimensione più piccola, ovvero valigie rigide per pistola. Le migliori e le quelle più economiche sono ovviamente Evolution, sì lo so, siete stupiti quanto me, anche perché vengono prodotte da Negrini. Chi la conosce per le armi vere, ottimo, in generale leader del settore nella produzione di valigie rigide. Ditemi a fine video quante volte dirò valigie rigide, sono curioso. Partiamo quindi col primo modello, è un pochino quello più economico, ovviamente troviamo un guscio in plastica dura, due sganci laterale e all'interno ovviamente la schiuma morbida che permette alla vostra replica di rimanere all'interno fissa e immobile. Il modello subito successivo, che per me è perfetto non tanto per le pistole ma per trasportare anche tanta altra attrezzatura, è questo modello qui. Sempre una valigia rigida di dimensione ovviamente abbastanza contenuta, ma con all'interno la schiuma morbida in foam sagomabile, quindi questo voi lo potete andare a tagliare come volete in modo tale da far sì che ci stia all'interno quello che preferite. Io la utilizzo sia per attrezzatura da software che per cose video, per esempio all'interno ci sta molto bene questo simpatico micro monitor che uso per fare i video. Infine, se vi piace veramente tanto la vostra pistola e gli volete dare anche un case che riesca insomma a mantenere una qualità e un interesse abbastanza alto, qualunque cosa voglia dire, troviamo questo ultimo modello qui. Prodotto da Delta Tactics, mi piace veramente tanto, è sostanzialmente solo per la pistola, come potete vedere, perché è molto sottilino. Troviamo sempre schiuma morbida e sagomabile, quindi potete comunque andare a ritagliarli in maniera perfetta per la vostra pistola o per l'attrezzatura che ci volete mettere dentro. Carini questi inserti arancioni, all'interno ne trovate degli altri che potete andare a inserire e o sostituire sulla valigetta. Cosa importante, tutti questi modelli e la maggior parte dei modelli che vedremo dopo hanno la possibilità di andare a sigillare la valigetta con dei lucchetti. Tendenzialmente hanno due buchini, uno qui e uno lì. Questo è molto utile perché oltre che tenere ovviamente protetta la vostra replica nel momento nel quale dovete trasportare tante cose in modo tale che non collida o non prenda botte, è anche ovviamente per tenere protetta la vostra replica da altre persone. Quindi metti che dovete andare a giocare in un campo pubblico, metti che potete mettere all'interno di queste robe qua anche oggetti di valore, soprattutto in quelle grosse consiglierei io, in modo tale che uno non è che possa andare lì attorno e
tirarle via, e portarsi dietro una di queste è sicuramente molto più complicato che portarsi dietro il vostro portafoglio rubato. Muovendoci adesso sui pesi medi, troviamo ovviamente tutte quelle valigie pensate per trasportare fucile, punto. Ovviamente il fucile, questa è una cosa molto utile, perché potete metterci all'interno non solo il fucile ma anche la pistola. Molti di voi lo fanno, io consiglio sempre di avere una valigetta per la pistola e una per il fucile, non mi piace mettere troppa roba all'interno. Il vantaggio però di avere una schiuma morbida all'interno di queste valigie, come abbiamo visto per quella della pistola, è che una volta che si va a chiudere, insomma, abbraccia quello che c'è all'interno e non va a sballottare da tutte le parti, in linea di massima, in linea teorica. Funziona, ma non sempre. Noto con piacere che, come al solito, la luce all'interno dei nostri video se ne va e quindi diventa letteralmente un film horror. Stiamo lavorando per risolvere questo problema. Sto un po' più indietro perché sennò non ci sta in inquadratura. Questo è un modello intermedio. Ovviamente la lunghezza di queste valigie varia a seconda del tipo di valigia che prendete, a seconda del fucile che ci dovete mettere dentro. Quindi misurate il vostro fucile quando dovete acquistarne una, o portatevelo dietro, oppure se l'acquistate online controllate che stia all'interno della lunghezza della valigia. Cambia la luce, io mi cambio la maglia. Stavamo dicendo, all'interno troviamo ovviamente la schiuma morbida, sono perfette perché vanno ad abbracciare il fucile barra la replica in maniera veramente ottima. Molto resistenti, nel senso che sono pensate anche per resistere agli urti, quindi metti che scaricano la vostra roba e lo fanno cadere o dovete lasciare la replica a chi fa i controlli, avete paura che abbia le mani pesanti come Gianni Morandi, non ci sono problemi perché la replica rimane estremamente protetta e soprattutto sono veramente resistenti. Trattiamo quasi esclusivamente valigie rigide prodotte da Evolution proprio perché hanno una qualità incredibile grazie alla loro collaborazione con Negrini. Volendo c'è anche il modello ovviamente più lungo, come vi ho detto si trovano delle varie lunghezze pensate a seconda del tipo di replica che avete, questa è pensata per cecchini o DMR, vista la sua lunghezza, e si apre a scorrimento e non più nell'altro modo, sempre con la schiuma morbida dentro. Schiuma morbida? Sempre in questa categoria di borse c'è anche ovviamente quella più venduta. Io ve la sto facendo vedere Coyote, è presente anche il modello nero, Total Black. Sono fenomenali queste personalmente e ci sta dentro veramente di tutto perché sono un pochino più alte rispetto all'altro modello che è molto basso. Quindi avete poi la possibilità di ficcarci dentro veramente tutto. Per darvi un'idea, questi tubi neon che sto usando per girare il video, io li trasporto proprio dentro delle borse di questo tipo. Tra l'altro, come potete vedere, rispetto ai modelli che vi ho fatto vedere prima, questa è rinforzata. Grazie anche al tipo di design del frame e tutto, queste veramente possono essere abusate pesantemente e rimangono perfettamente integre. Non fate battute nei commenti. Sono poi presenti un'altra miriade di modelli di questo tipo, tra quelle con le ruote, quelle un pochino più lunghe, trovate tutto linkato in descrizione, abbiamo una sezione apposta perché voi possiate vedere questi bellissimi modelli e far venire l'acquolina in bocca. Come detto, Evolution, grazie a loro partnership con Negrini, fanno delle valigie veramente ottime che personalmente vi consiglio. Io utilizzo quelle sia per attrezzatura da software che, come detto, per attrezzatura video e non. Il video potrebbe finire qui se non fosse che ci manca un ultimo piccolo appunto, ovvero c'è un terzo polo, un terzo tipo di valigia rigida che a mio parere è veramente molto valido per trasportare quella miriade di attrezzatura che tendenzialmente abbiamo, perché che si possa mettere tutta la nostra roba in un borsone, certe cose è meglio tenerle un po' più protette, vedi le cuffie, vedi i caricatori, vedi tutta quella serie di robe che potrebbe e sarebbe meglio non venisse sballottata più di tanto. Ecco che entrano in gioco dei valigioni prodotti da Delta Tactics che per me sono incredibili, anche perché ne ho comprati 3 o 4, perché oltre che la roba da software ci metto dentro la roba video, esattamente perché l'ho già detto 6 volte durante questo video. Vediamo il primo modello e poi vi faccio vedere quello piccolo e quello grande, sono veramente tanta roba ragazzi. Eccolo qui, questo bel bimbo è veramente incredibile, non solo perché è a prova di cannonate, nel senso che potreste letteralmente lanciarci contro una cannonata e non si farebbe niente, ma oltre ad avere le ruote, il maniglione e la presenza di questa simpatica rotella che va a sigillarlo completamente in modo da renderlo idrorepellente e anti-acqua, chiamatelo come volete, c'è anche il vantaggio che ha la funzione trolley. Torno a dire che secondo me è una delle robe più carine. L'altro vantaggio infinito, oltre al fatto che è veramente molto spaziosa, è la possibilità di andare a sagomare, ovviamente, apriti, l'interno come vogliamo, perché ci sono 2 layer di schiuma morbida che permettono di andare letteralmente a sagomarlo come preferiamo. Per darvi un'idea vi faccio vedere la mia personale e quello che ci ho fatto.
Come potete vedere, io ho ritagliato lo spazio per la videocamera, l'obiettivo e altre due parti, il che mi permette di mettere questi 10.000 euro di attrezzatura all'interno e non dovermi più preoccupare di nulla, se non di non dare fuoco a dovunque siano stati messi. Nel caso poi le dimensioni contino, c'è anche questa opzione, ovvero il modello ancora più grande. Trovate tutte le misure sul sito, ovviamente, e linkate in descrizione. Il funzionamento di questo è il medesimo e la cosa più interessante e figa è che mantiene le ruote, mantiene l'opzione trolley e soprattutto ci sta dentro tendenzialmente tutto quello che vi serve per andare a giocare, quindi plate carrier, cinturone e pallini, speed loader, tutte quelle robe che vi dovete portare dietro, e così non dovete avere un borsone immenso che si piega il resto, ma avete un bel borsone con le ruote che vi permette anche di mantenere le cose un pochino più ordinate. La maggior parte di voi adesso dirà: benissimo, molto divertente. E con quelle morbide invece come funziona? Cosa ci dovrei fare? Perché tendiamo a preferire l'utilizzo di valigie rigide? Per questo semplice motivo. Vedete quanto è sottile? Il che significa che quanto la vostra replica potrebbe rimanere protetta e rimane un minimo protetta, non è e non sono così funzionali e così sicure come le valigie rigide, perché si piegano. La valigia rigida, come suggerisce il nome, invece rimane completamente rigida, come me quando vedo Michel Hunziker. Sono ovviamente più economiche le valigie morbide, quindi comunque ve le lascio linkate in descrizione, non vogliamo sputare sulle cose economiche, semplicemente, come diciamo sempre, ovviamente ci sono delle robe che prendete una volta nella vostra vita o che prendete due o tre volte in tutta la vostra carriera di software, ci sono robe che invece comprate a ciclo continuo. E tipo la borsa per la replica sarebbe meglio prenderla una volta e averla tosta. Questa è la mia opinione. Come si dividono quindi le valigie? Sostanzialmente, andando in ordine di importanza, quindi dalla meno importante alla più importante, quelle morbide che offrono protezione bassa e costo basso, ovviamente, quelle intermedie che sono valigie rigide non rinforzate, che hanno ovviamente una protezione media e offrono ovviamente un prezzo medio, oppure quelle alte, ovvero valigie con protezione rinforzata, quindi protezione alta e ovviamente costo medio-alto, perché, come ho già detto, uno dei miei modelli preferiti, che è questo qui, ovvero l'Evolution rinforzata, lo trovate come primo prodotto linkato nella descrizione, è letteralmente il perfetto connubio tra prezzo medio-alto e protezione altissima. Quindi personalmente è quella che scelgo io, senza parlare del fatto che ci sta dentro letteralmente qualunque tipo di fucile d'assalto, replica d'assalto che potete trovare, perché ha quella dimensione perfettamente intermedia per far sì che ci stia dentro tutto. Addirittura molte persone con cui gioco riescono a metterci dentro due repliche insieme, cosa che non vale per molte altre di queste valigie, il che vuol dire che se dovete portarvi dietro più cose, in questa ci sta, in altri modelli no. Bene, direi che le ho coperte tutte e ci saranno sicuramente delle cose che mi sono dimenticato, però. Ritengo di essere stato abbastanza esaustivo, se così non fosse fatemi sapere nei commenti se avete dubbi, domande, perplessità, e vi invito soprattutto a dare un'occhiata ai link in descrizione, perché oltre a trovare tutti questi incredibili prodotti trovate anche il link del Monopoly Software Shop, dove potete acquistare queste cose o anche dove potete contattarci per avere informazioni. Trovate a tal proposito anche il nostro Instagram, dove potete contattarci e rimanete sempre sintonizzati sia sui nuovi prodotti che sui nuovi eventi che facciamo, che vi permettono di partecipare in maniera attiva alla vita del canale, che ricordo sempre farima con Elana. E prude un gomito. Non vi rubo altro tempo, vi auguro un ottimo sabato, un sacco di divertimento, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry!